O luna, che fai tu nel cielo? Dimmi, silenziosa luna, che fai? Sorgi di sera e vai, ti sposti nel cielo, contemplando i deserti. Infine ti riposi, tramonti. Ancora non sei tu sazia, paga, appagata, di ripercorrere, riandare, gli stessi sempiterni, percorsi, calli. Ancora non ti sei nauseata, non prendi a schivo, ancora sei desiderosa, vaga, di osservare, mirar queste valli. La vita del pastore somiglia alla tua vita. Si alza, sorge alla prima luce, in sul primo albore, spinge, muove, il gregge attraverso i campi e vede greggi, fonti ed erbe. Poi, stanco, si riposa a sera. Non spera mai altro. O luna, dimmi, che valore ha, a che vale per il pastore la sua vita, la vostra vita per voi, corpi celesti? Dimmi, verso dove si svolge, ove tende, questo mio aggirarmi, vagar, di breve durata, e il tuo viaggio eterno? Un vecchietto canuto, malato, infermo, seminudo, mezzo vestito e scalzo, con un gravissimo peso, fascio, sulle spalle, corre via, corre, si affatica, anela, attraverso montagne e valli, su sassi pungenti, acuti, e sabbia, rena, alta, e sterpaglie, fratte, al vento, alla tempesta. E quando il tempo, l'ora, è rovente, avvampa, e poi quando gela, attraversa, varca, torrenti e stagni, cade, si rialza, risorge, e si affretta sempre più, e più e più, senza riposo, posa, o consolazione, ristoro, ferito, lacero, sanguinante, finché arriva là dove il suo cammino e dove la sua grande fatica furono rivolte, un abisso, la morte, orrido, immenso, precipitando nel quale egli dimentica, oblia, tutto ciò che è successo fino ad allora. O Vergine Luna, la vita degli uomini è così. L'uomo nasce a fatica, faticosamente, nel dolore del parto, ma anche per faticare, con allusione al lavoro. E la nascita costituisce un rischio di morte. Per prima cosa, appena nato, prova pena e tormento, e all'inizio stesso della vita, in sul principio, la madre e il padre, il genitore, si dedicano a consolarlo di essere nato. Dopo che viene crescendo, l'uno e l'altro, il padre e la madre, lo sostengono e di seguito, via pur, sempre con gesti, atti e con parole, si danno da fare per incoraggiarlo, fargli core e consolarlo di essere uomo dell'umano stato. Non si compie altra attività più gradita da parte dei genitori verso i loro figli. Ma perché allora dare alla luce? Perché sostenere, reggere, in vita, chi poi bisogna consolare di quella, cioè della vita? Se la vita è una sventura, perché da noi dura, perché viene sopportata, cioè perché continuiamo a vivere e non ci diamo invece la morte? O luna intatta, la condizione umana è così, ma tu non sei mortale. E forse ti importa, Cale, poco delle mie parole.